Salve a tutti, oggi siamo con il professor Federico Infascelli, che è ordinario di nutrizione e alimentazione animale del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animali dell'Università di Napoli, Federico II. Parliamo un po' di questo progetto, appunto, Nobili Cilentani, e in particolare con Federico vorremmo parlare appunto delle cose che lui sta facendo già con i nostri partner e quindi diciamo che hanno a che fare direttamente con la sperimentazione, la verifica, l'attuazione dell'applicazione del metodo nobile nell'allevamento degli animali. Parliamo di animali sia bovini che caprini, ovini, suini e anche avicoli. Ecco, Federico, spiegaci un po' questo discorso, questo percorso che avete intrapreso e quali sono anche appunto poi gli obiettivi dell'attività. Prego. Sì, buongiorno innanzitutto. Io direi che la prima cosa è l'obiettivo. Qual è l'obiettivo? Per quanto ci riguarda strettamente è migliorare le caratteristiche dietetico-nutrizionali già in alcuni casi molto elevate, insomma, delle derrate fornitici appunto da questi animali appartenenti alle diverse specie che prima sono state dette. E noi siamo convinti da sempre, ma d'altronde con tante evidenze scientifiche, chiaramente non solo nostre, ma a livello nazionale e internazionale, che il ruolo dell'alimentazione degli animali sia primario appunto nell'attribuzione di quelle caratteristiche dietetico-nutrizionali di cui sono. Io ci tengo a dire caratteristiche tendenziali che fanno, anche quelle sono oramai acclarate, essere favorevoli alla salute umana. Se io parlo per esempio del profilo acidico dei grassi e per esso in particolare del contenuto per quanto riguarda i ruminanti dei CLA, che sono degli isomeri dell'acido linoleico che vengono prodotti per la gran parte delle rumine, quindi sono diciamo proprio specifici appunto dei prodotti dei ruminanti, ma anche del rapporto omega 6 omega 3, questi due è acclarato, i primi che siano addirittura abbiano un'attività antitumorale nell'uomo, gli altri omega 6 omega 3 che regolino praticamente tutto i processi dell'infiammazione e quindi chiaramente hanno un'azione molto importante su una gran parte di patologie, a partire da quelle cardiovascolari, ma non solo, che appunto affliggono la nostra società, sulla quale è evidente il ruolo negativo esercitato dagli stili alimentari che appunto prevedono invece l'ingestione, magari anche in quantità elevata, ma non è solo questo il problema, di prodotti di origine animale che non sono consoni alla nostra salute. Perché? Perché gli animali vengono allevati in maniera non più rispettosa del loro benessere. Oggi si parla molto di benessere, ma io parlerei addirittura di fisiologia. La fisiologia degli animali è stata in alcuni casi stravolta e viene perpetrato questo errore da anni. Se per fare un piccolo esempio, così entriamo anche nelle caratteristiche, diciamo, delle diete che noi utilizziamo nel metodo, appunto, nel metodo nobile. Per dirne solo una, insomma, nei ruminanti, la natura vuole che questi, proprio la presenza del rumine, siano alimentati con la preponderante parte della razione da foraggi, ovvero che sono quelli ricchi in fibra. Cioè a questi animali serve la fibra, perché è la fibra quella che scatena la ruminazione. Quindi al rumine serve la fibra. Dove si trova la fibra? La fibra si trova in quantitativi ideali, appunto, nei foraggi. Cosa sono i foraggi? L'erba e per essa, innanzitutto, quando manca appunto questa, nei fieni. E poi ci sono altre modalità di conservazione, ma non interessano erba e fini. Bene, quindi questi ultimi dovrebbero far la parte del leone nell'ambito di una dieta per i ruminanti. Diciamo, proprio volendo andare stretti stretti, devono rappresentare almeno il 70% della razione. Oggi la larghissima parte degli alimenti, delle derrate per i ruminanti che troviamo sul mercato, vengono da sistemi di allevamento che in alcuni casi addirittura hanno ribaltato completamente la questione. Cioè i foraggi rappresentano il 30% della razione, ma diciamo normalmente stanno almeno al 50% o al 45%. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi non stiamo rispettando la fisiologia dell'animale e per essa poi il benessere. Ora, se un animale non è in benessere, ma come possiamo aspettarci
che le derrate da essi prodotti siano ottimali, quindi siano poi apportatori di salute per quanto riguarda l'uomo. Giusto un perché si fa questo, ovviamente questo allontanamento dalla fisiologia è legato praticamente a produrre di più. Voglio dire che se io in una razione diminuisco la quota dei foraggi a diciamo a favore dell'altra componente, che sono i cosiddetti mangimi concentrati, non so chiamiamoli come volete, come vogliamo, beh, sicuramente aumenterò la produzione di latte, però c'è da chiedersi poi che latte è, e qui e da qui è praticamente partita tutta l'idea di tutti i diversi attori, da chi l'ha concepita, poi da chi come noi è arrivato in un secondo momento per dare un supporto laddove possibile scientifico. L'idea è quella là, appunto, di ritornare più o meno a quello che è una visione, che non è un ritorno all'indietro, è un qualcosa che deve necessariamente essere fatto se vogliamo che finiscano quegli attacchi che molte delle volte sono anche giusti, ahimè, ai prodotti di origine animale, perché è chiaro che se io utilizzo degli alimenti spazzatura di provenienza animale, ma allora mi sta bene che poi ci sia chi parli di correlazione degli stessi prodotti di origine animale con determinate patologie. Ma se i prodotti di origine animale fossero invece quelli, come il nostro obiettivo, che garantiscono invece la salute dell'uomo, allora ecco che tante polemiche tra vegetariani, vegani e chi invece fa una dieta a tutto tondo, che sicuramente è più equilibrata, cioè da onnivori, beh, non esisterebbero più. Quindi io sono convinto che anche dal punto di vista, diciamo, di comunicazione va detto questo. Non esiste l'alimento buono o l'alimento cattivo. Esistono degli alimenti che per i processi, sia per i processi produttivi che poi anche tecnologici successivi, non sono più quelli che dovrebbero essere. E di qui appunto allora esiste poi la differenziazione tra chi li ama e chi. Questo è, diciamo, Senti, Federico, dunque, quindi noi, diciamo, il lavoro che è stato intrapreso è quello di lavorare con dei partner, con degli allevatori partner, cercando appunto di mantenere questo regime alimentare con 70%, diciamo, chiamiamole, di erbe. Ecco, quindi vorrei che tu mi facessi un ragionamento su queste erbe e poi anche cos'è quel 30% che invece nel nostro percorso, ecco, abbiamo pensato di prevedere, ecco, da un punto di vista di regime alimentare? Sì. Prego. Allora, chiaramente stiamo parlando dei ruminanti, quando parlo di questo rapporto dei ruminanti, 70-30. Allora, i ruminanti mangiano sostanzialmente due tipologie di alimenti, come dicevo. Uno è rappresentato da questi foraggi, perché è necessario l'apporto di fibra, come dicevo prima, riferimento. Il resto ovviamente si caratterizza per essere una miscela tra granelle di cereali, di leguminose, ma laddove presenti anche di sottoprodotti di questi ultimi, che garantiscono ciò che manca nei foraggi. Tant'è vero che nell'alimentazione dei ruminanti il mangime si chiama complementare, cioè deve essere a complemento di quello che delle carenze presenti appunto nel foraggio. È chiaro che se io dessi solo foraggio e in alcuni mesi in particolare il foraggio può non essere buono, oppure il processo di fienagione non è avvenuto come avremmo voluto, allora chiaramente potremmo poi comportare delle carenze sia energetiche che proteiche. E la qualcosa non vogliamo, cioè parliamoci chiaramente, noi non è che vogliamo fare dei prodotti che poi siano un'eccellenza, ma magari gli animali producono in maniera ridicola. Noi dobbiamo essere in grado di fare una sintesi tra quello che è il giustissimo, la giustissima preoccupazione dell'allevatore comunque di produrre una certa quantità, ma che questa non vada oltre quello per cui l'animale, insomma, dovrebbe essere destinato. Se noi riusciamo a produrre meno, ma questo, diciamo, è una regola per tutto, anche non solo dell'allevamento, ma dell'agricoltura in generale, laddove si diminuisce la resa, chiaramente aumenta la qualità. Il motivo del 70-30 e non di esagerare con l'80 o con 90 dei foraggi sta proprio nel tenere però sempre in debito conto il fatto che serve anche produrre, diciamo, una quantità che è accettabile anche per il reddito dello stesso allevatore, se no stiamo parlando, insomma, di fantasia.
noi abbiamo posto praticamente questo paletto del 70-30 perché è quello più vicino, dicevo, a una fisiologia, insomma, cioè lo spingersi, la massima spinta che possiamo dare su quell'altra quota, che sono appunto i concentrati, di cui ritorno a dire solo delle miscele tra granelle di cereali, granelle di leguminose, ma anche di sottoprodotti, che vengono a garantire, per esempio, in particolare per le leguminose, le proteine, in particolare per i cereali, la quota energetica sotto forma appunto di amido, necessario a sostenere appunto i fabbisogni di questi animali. Non dimentichiamo infatti che nel corso dei decenni il cosiddetto miglioramento genetico ha comportato il fatto che gli animali, in particolare pensiamo alle vacche, no? Alle frisone, ecco, diciamo la vacca per definizione. Per eccellenza. Ma non mi piace la parola per eccellenza. Diciamo, sì. Nell'immaginario comune, è la famosa vacca Carolina, no? Uno pensa a queste pezzate bianco-nere, insomma. Oggi sì, diciamo, la gran parte di queste hanno delle linee genetiche la cui capacità galattopoietica è talmente elevata che si fa difficoltà, ma molta difficoltà, a inseguirne, ovvero a coprirne, i fabbisogni in particolare energetici, ma anche proteici. Allora è chiaro che là, diciamo, il discorso ti comincia a fare un po' più difficile, perché tu devi sostenere queste quantità, se no l'animale va in bilancio energetico negativo. Allora ecco che probabilmente anche nella scelta, insomma, dei tipi genetici che riferissi, chiaramente vanno favoriti quelli anche non migliorati, chiamiamoli così. Anche perché questi animali migliorati a cui tu ti riferisci hanno un apparato mammario tale che di tali dimensioni che impedisce praticamente a questi animali di fare più di 4 passi al giorno, diciamo. No, infatti, sicuramente. Anche andare a fare un po' di pascolo nell'erba sarebbe complicato per loro, diciamo. No, vabbè, tra l'altro, insomma, l'adattamento oramai. Allora, premesso che ci sono delle realtà assolutamente in cui le frisone, però ecco, le frisone vanno al pascolo, comunque vengono allevate in maniera più soft, tuttavia non appartengono sicuramente a delle linee genetiche elevate, per le quali io nutro anche dubbi sul loro benessere, perché basta vedere, insomma, delle mammelle spropositate per, diciamo, che a malapena vengono sorrette dall'apparato muscoloscheletrico, se non posso pensare che quegli animali siano in benessere, si producono tanto latte, ma insomma. Tra l'altro il fatto che non siano in benessere lo dimostra l'esaurimento vitale cui vanno incontro in maniera piuttosto rapida, a voler dire che un animale di questo, quando ha fatto 2-3 lattazioni, è oramai destinato soltanto altrove, ma non più a produrre, perché è chiaramente esaurita la sua vis, i fegati sono necessariamente steatosici. Laddove un animale che cui si rispetta appunto la fisiologia ti fa 8, 9, 10 lattazioni tranquillamente. Questo deve fare anche pensare poi sui costi della rimonta, cioè, voglio dire, la necessità di rimpiazzare gli animali che se ne vanno dopo 2-3 lattazioni, e qua invece posso, insomma, sovrassedere sul crescere anche le manze. Quindi anche sui costi di produzione bisogna fare un'attenta analisi, perché molti dicono: ma se io non produco molto, come faccio a sostenere, ecco, il reddito dell'allevatore? Però magari guardando un po' più oltre si dovrebbe fare il conto anche su questo costo della rimonta. Quanto mi costa la rimonta? E poi ancora, ma quanto mi costa l'alimentazione super che bisogna dare a questi animali super? È comparabile con quello invece di un foraggio buono? Poi vabbè, se si ha la fortuna di andare al pascolo, non ne parlo. Quindi certo. Anche come reddito. Quindi questo è in realtà appunto, anche per fare una riflessione un po' per contestualizzare un po', no, diciamo, tutta sì. Questa attività. Ecco, rispetto appunto a un territorio come quello del Casacastra, quindi del Cilento, dove i pascoli non sono enormi, però ci sono, hanno sicuramente una ricca biodiversità, no? Tanto è vero che il Parco Nazionale è riconosciuto anche come un luogo, diciamo, a livello internazionale, ecco, da questo punto di vista. Forse è anche degli allevamenti che non sono di grandi dimensioni, sono comunque di fatto già piccole, di piccole dimensioni. Ecco, forse è anche appunto
un metodo e un sistema, un regime alimentare, un regime di allevamento che forse, ecco, si adatta molto bene a queste caratteristiche territoriali, no? No, ma infatti, ma non a caso è stato scelto questo territorio. È proprio è quello là che uno può considerare, cioè, quando c'è un'idea, dice, ma idealmente io andrei a farlo là, proprio per tutte le cose che hai detto. Tu, tra l'altro, una cosa molto importante, hai parlato di biodiversità. Ecco, per esempio, in termini del pascolo, cioè il fatto che non ci siano, ringraziando Dio, monoculture, o insomma non ci siano solo monoculture, ma c'è la possibilità di avere dei prati polifiti, insomma, e con esse appunto i fini, cioè con una diversa presenza di essenze. Beh, questo garantisce sicuramente l'ottimizzazione delle sintesi proteiche in sede ruminale. Insomma, il rumine anche funziona al solito meglio quando c'è una biodiversità alimentare. Questo è per quanto riguarda il rumine, questo è garantito, è sicuro, perché le diversissime specie, sia batteriche che protozoarie che fungine presenti nel rumine, sono ovviamente destinate ognuno alla fermentazione e alla degradazione di diverse essenze. Quindi se io do solamente un'essenza, una monocultura ad un rumine per tutta la vita, faccio sviluppare delle specie batteriche rispetto ad altre, tra loro sono in competizione, sicuramente non un'ottimizzazione del loro funzionamento. Ma poi mettiamoci anche un momento solo nei panni dell'animale, senza voler fare gli animalisti, è chiaro, assolutamente, però obiettivamente se tu vuoi garantire un benessere, ora trasferiamo a noi quello che si fa nel momento dell'animale, ma se noi mangiassimo, non lo so, a te che cosa piace? La lasagna? A me, per esempio, se io devo scegliere una parmigiana e melanzane, come fa a morire? Però non posso averla due volte al giorno per tutti i mesi, per tutta la mia vita, se no schifo anche la parmigiana e melanzane, la mangio perché ho necessità. Allora, cioè, questo è benessere, già questo, cioè, secondo te benessere, dire a un animale, tu mangerai insilato di mais, questo fieno X, questa miscela per tutta la vita? Cioè, tante... Ci sono, si viene accusati a volte di fare filosofia quando si dicono queste cose, ma probabilmente la filosofia io la trovo dall'altro lato, cioè di non stare praticamente proprio, di non aver centrato la cosa, senza nessun disprezzo per la filosofia, amore di anzi, però dico di non stare ragionando bene, quando invece si può ipotizzare che un animale sta in benessere animale dandogli a mangiare sempre tutta la stessa cosa per tutta la vita. Ma di quale benessere animale parliamo? Poi allora a cosa servono tutti quegli altri punti che vengono presi, quegli parametri che vengono presi per giudicare se un animale è stato in benessere o meno? Ma devi partire innanzitutto da questo, cioè questo è proprio l'ABC, io credo, cioè, per un benessere animale che, insomma, con la B maiuscola. Ecco, per chiudere, volevo che tu facessi anche una riflessione rispetto al fatto dell'utilità anche di questo lavoro che stiamo facendo, in funzione da un lato per cercare poi di diffondere e di sensibilizzare gli allevatori, ma anche i consumatori finali o intermedi, i trasformatori, gli albergatori, diciamo i ristoranti, della qualità, no, che si può ottenere, e quindi anche però anche un riconoscimento di questo lavoro in termini di prezzi, perché ovviamente il latte che viene prodotto magari appunto anche in minor quantità ha una qualità superiore rispetto al latte, diciamo, degli allevamenti intensivi, e questo fatto deve essere riconosciuto in qualche modo anche da un punto di vista del fatto che l'allevatore deve comunque ottenere un reddito sufficiente per poter fare questo tipo di attività, no? Considerando che stiamo parlando di allevatori che non sono intensivi, quindi lavorano su piccoli numeri di animali, e quindi diciamo, ecco, questo, ecco, vorrei che tu facessi un po' un ragionamento su questo, anche rispetto appunto al tema della salute, no? Della salute, perché il tema è magari consumare meno carne, meno formaggi, meno latte, però quando si consumano questi prodotti è bene consumare quelli che ti fanno bene, e quindi magari anche essere disponibili a pagare un pochettino di più, un po' di più, per avere dei prodotti di eccellenza. Ecco. Diciamo che tu hai detto già tutto quello che avrei voluto dire io come risposta. Allora, uno dei principali, come dicevo prima, appunto, dei principali problemi che ci si è posti quando... No, è che diciamo, la grande distribuzione in questi anni ci ha educato, dico, a tutti noi, al fatto che il cibo deve costare poco,
per carità, va bene, cioè come idea, però il costare poco ha come controparte, da un lato, lo sfruttamento dei lavoratori in molti casi nell'agricoltura, e Bravo, bravo. dall'altro ha anche appunto questi aspetti che il benessere animale non viene assolutamente garantito, cioè, e quindi poi i prodotti, la qualità dei prodotti rischia di essere addirittura dannosa per la salute dell'uomo. Ecco, scusa, No, interrompo. no, no, ma tu stai dicendo tutte cose, mi stai levando le parole da bocca, però allora io voglio fare subito una premessa. Stavo per dirvi, noi ci siamo posti il problema del reddito degli allevatori, vada sì, l'avevo già detto, se no non si fa impresa. Quindi il reddito degli allevatori deve essere garantito. Ricordiamo, tra l'altro, che gli allevatori, facendo una scelta di questo tipo, fanno praticamente un sacrificio, cioè magari avrebbero la possibilità di produrre di più, però decidono di produrre di meno. Allora, se uno si fermasse solamente a questo punto, cioè questi sono dei pazzi. Ecco allora che il primo, diciamo, modo per premiare questo loro impegno, questi loro sacrifici, è quello là di garantire un prezzo sul mercato maggiore. Quindi questo da parte degli allevatori. Io però mi pongo anche un altro, mi potrei porre anche un problema etico, cioè aspetta, ma allora cosa stai facendo? Stai dicendo alle persone, guarda, tu che c'hai i soldi mangerai bene, tu che non c'hai i soldi ti fotti e mangi male, perché potrebbe essere preso anche questo. Allora, la mia idea è che questo tipo di alimenti deve arrivare assolutamente all'età, a tutti, cioè a tutte le tasche. Come si fa? Ma come fai a pagare un provolone, un formaggio di più? Oppure ecco, il litro di latte io lo prendo a 1,30, 1,40, 1,50 e poi questo invece me lo vendi a 2 euro, 50, 30, 40, 50 centesimi. Allora là va fatto un ragionamento che è quello che tu prima, qui prima tu facevi cenno. 125 millilitri, me ne bevo 100 al giorno ed ho risolto. Prima cosa. Seconda cosa. Sono 50, 40, 50 centesimi al giorno, no, al giorno, insomma, al litro, non è detto che tutti abbiano un litro, una famiglia necessaria che si beva un litro, che può cambiare le sorti economiche di una famiglia, ma poi ancora di più, allora andiamo oltre. Quanto costa, oppure quanto deve costare per noi la nostra salute? Cioè noi compromettiamo quotidianamente, io prendo il latte perché è un alimento laddove viene appunto consumato, è un alimento quotidiano. Ma allora io, se quotidianamente prendo un latte che non mi fa bene, non dico che fa male, che non mi fa bene, e invece quotidianamente ne prendo uno che mi fa bene, quanto inciderà a lungo andare sulla mia salute? Cioè, quanti soldi non spesi per medicine o quant'altro sto risparmiando invece comprando quel latte che ha quel momento, quei 40-50 centesimi? Perciò il discorso deve essere fatto a 360 gradi, coinvolgendo, come giustamente tu dicevi, tutti gli attori della filiera. Ma gli attori della filiera non sono solo quelli là che ci lavorano dentro, ma sono anche chiaramente e soprattutto i consumatori, che hanno, a mio modo di vedere, un potere pazzesco. Ognuno di noi ha un potere pazzesco, noi possiamo indirizzare le vendite anche della grande distribuzione verso alcuni alimenti o verso altri. D'altronde non è casuale il fatto che da qualche anno ci siano i corner del bio, i corner dei prodotti particolari, insomma, ogni supermercato, insomma, ogni grande distribuzione si inventa qualcosa per venire incontro anche alle esigenze dei consumatori più, diciamo, più attenti. Chiaramente lo fanno pro domo proprio, cosa pensi che lo stanno facendo per te? Non siamo così Certo. ingenui, però a me non me ne frega niente, mi va bene anche che sia fatto anche quel. Si fa amore, aspettavo, se lo sono dovuto prendere. Si è fatto anche in quel senso. L'importante è che a 360 gradi si faccia educazione alimentare per far capire che mangiare bene vuol dire stare bene. Se stai bene, probabilmente tante spese sul sistema sanitario possono venire abbattute. Ma la dico una molto semplice. Passando agli animali all'uomo, ma noi quando è che siamo più vulnerabili alle patologie più sciocche, tipo un raffreddore, una febbre, un'influenza, per andare quando siamo alimentati bene o male? Cioè quando siamo in ipo o in ipernutrizione. Quante patologie di
diabete, obesità, riconoscono questo stile di vita folle che stiamo facendo, che passa sia attraverso la mancanza di esercizio fisico, ma passa soprattutto per il fatto di mangiare schifezze. È la verità. Allora, l'educazione alimentare, accanto alla consapevolezza da parte di tutti, anche del consumatore, di stare promuovendo certi territori. Ecco il caso appunto del Cilento. Cioè, quando io vado ad acquistare un prodotto, andrò ad acquistare un prodotto proveniente da quella zona che si è fregiato del marchio, di un marchio, di un riconoscimento, insomma, per quello che è stato fatto, so, ed è bellissimo questo, so che sto facendo sì che qualcuno non abbandoni quelle terre. E che cosa vuol dire abbandonare le terre? Lo sappiamo tutti, sia per le persone che poi sono costrette a migrare e venire magari a fare il sottoproletariato quando va bene, oppure i delinquenti in zona non propria, perché io così la vedo, ma poi soprattutto fai bene all'ambiente, mantieni la biodiversità, eviti per esempio tanti casini che succedono non tenendo il sottobosco, per quanto riguarda gli animali, non tenendo il sottobosco, pensiamo agli incendi, agli smottamenti. Sarno probabilmente in tempore, diciamo, il tutto si teneva perché gli animali la pascolavano e riuscivano praticamente a contenere quello che poi è successo. Cioè, noi stiamo stravolgendo il tutto perché stiamo rincorrendo un qualcosa che a mio modo di vedere non ha significato. Ci stiamo veramente, sembrerebbe una cosa, ma non voglio fare, però se non voglio usare la parola autodistruggendo, non ci stiamo distruggendo, però ci stiamo facendo del male in maniera inconsapevole, stupida, soprattutto è questo che mi prende. In maniera inconsapevole la gente non sa che dietro un alimento c'è una storia, e quando un alimento è sano come quello là che stiamo cercando di fare, c'è una storia molto bella che va assolutamente preservata, assolutamente. E il Cilento chiaramente va preservato per tutti i motivi che sappiamo tutti. Certo. No, io ti ringrazio e appunto io spero che all'interno di questo progetto appunto poi faremo tutta una serie di azioni di sensibilizzazione, oltre che ovviamente con gli allevatori, anche con i consumatori intermedi e finali. Il discorso è che per fortuna per modo di dire, tra virgolette, diciamo, questa emergenza climatica che noi sappiamo, insomma, no, che questo stravolgimento ambientale, ma anche la stessa pandemia, no? Ci dimostra, sta portando anche una sensibilità diversa rispetto a, anche soltanto appunto a qualche anno fa, da parte di tutti noi, no? Rispetto a queste tematiche, soprattutto che hanno a che fare con l'alimentazione, per cui che è un'alimentazione che ovviamente noi ragioniamo sulla parte animale, però c'è anche da fare un ragionamento, no? Qui tu citavi appunto i prodotti biologici. C'è anche da rivedere tutta l'agricoltura intensiva industriale, no? Rispetto anche alla qualità dei prodotti, no? Dal punto di vista dei nutrienti, per dire, perché anche lì, no, abbiamo spinto forse un po' molto avanti, diciamo, la frontiera, ecco, in termini di quantità, ma poi la qualità spesso lascia molto a desiderare, oltre che ad avere poi tutti quegli effetti che non vengono calcolati nel prezzo dei prodotti, cioè gli effetti per esempio dell'impatto dei pesticidi, dei fertilizzanti, no, da un punto di vista dell'inquinamento e dell'uccisione, della distruzione della biodiversità. Io penso soltanto agli impollinatori, ecco, tanto per dirne una, che sono fondamentali, perché se noi vogliamo mangiare una mela, se non ci sono gli impollinatori, noi la mela non ce l'abbiamo, ecco. Per cui, cioè, voglio dire, per fortuna, ecco, questi temi forse si comincia anche ad avere una maggiore consapevolezza, dico noi tutti, ecco, no, a prescindere da uno che lavora scientificamente su questi temi, ma anche persone normali che sono semplicemente dei consumatori, ecco. Quindi forse riusciamo a fare qualche passo avanti, ecco, in questa direzione, questo era per dire. Sì, io volevo, scusami, due cose. Avevo dimenticato di dire che la nostra presenza come gruppo di ricerca, insomma, è proprio quella a cui tu facevi riferimento. Cioè, puoi dare però sempre una veste scientifica e un perché a quello che si va dicendo, perché altrimenti si resta appunto nel fatto è bello, è coreografico, è simpatico, però no, noi... Se dobbiamo parlare di caratteristiche delle diete evoluzionali, dobbiamo dimostrare che un'alimentazione, per essere un sistema di allevamento,
è in grado di trasformare delle caratteristiche in senso positivo per la salute umana. Quindi il nostro apporto è questo qua, cioè quello là poi di dare, ahimè, il numero, va bene, diamo anche il numero ai diversi parametri che appunto sono, rientrano nelle caratteristiche dei dati condizionali. E poi in merito a quello che tu dicevi, ora che ovviamente è idea che sposo appieno, volevo segnalare, perché mi fa piacere farlo, un libro che ho letto, sta uscendo in questi giorni, che si chiama Il profitto e la cura, sembrerebbe trattare di altro, e invece parla dell'approccio diverso che si deve avere, che si ha nei riguardi dell'agricoltura e dell'ambiente, perché sono strettamente interconnessi da loro. Il profitto è chi depaupera il suolo in primis e tutto ciò che deriva poi dal suolo, quindi dal foraggio, se va di animale, a noi e via dicendo. Chi lo depaupera così in maniera sconsiderata per trarre appunto unicamente profitto. La cura è invece l'approccio, ovviamente da preferire, almeno per quanto mi riguarda, che è quello che accanto al giusto profitto vede anche la cura, cioè del suolo e quindi di tutto. La cura vuol dire praticamente preservare tutto ciò anche per le generazioni successive, che è poi insomma, il concetto reale di sostenibilità, perché è facile andare a rubare tutto ad un territorio e dici però ho ottenuto tanto, però poi fra 10 anni è morto. Bene, probabilmente è meglio, ecco la filosofia del nobile, è meglio produrre che se non 10, 7, ma quel 3 lo servirà praticamente per svilupparlo, quel territorio, per le generazioni successive. Un libro molto molto bello. L'autrice è Cinzia Scaffini, perdonami, non so se c'è da pubblicità, però è un libro che mi ha colpito molto, tanto è vero che lo farò presentare alla scuola di specializzazione nostra, il cui direttore è la professoressa Tudisco, e d'accordo con lei abbiamo pensato bene che nell'ambito di una scuola di specializzazione che si occupa di nutrizione animale e per essa quindi di salute dell'uomo e dell'ambiente, un concetto One Health, questo libro con l'autrice presente potesse essere insomma un valido mezzo per far ragionare gli utenti. Perfetto, io penso no, quando si parla di libri non è una questione di pubblicità. No, sai, per il momento avevo... anche perché poi voglio dire incentivare le persone a leggere è molto, molto importante. Fa bene perché qua nessuno più legge quasi nulla, capisci? Cioè, lo so, tu in questo momento io vedo che ho le piante dietro, tu c'hai tutti i libri, ma se io sposto la telecamera qua c'è la mia libreria. Quindi è giusto. Va bene, io ti ringrazio molto e poi magari ci risentiremo più avanti, no? Quando abbiamo un po' di risultati, i primi risultati diciamo anche legati alle analisi di laboratorio, in maniera tale che cominciamo appunto a fare anche quest'opera di diffusione rispetto alle cose che vengono fuori, ecco. Va benissimo. Va bene? Ti ringrazio molto. Va bene, grazie a te, grazie mille, ciao.